ci credi. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei cuori di Gesù e di Maria, e bentrovati col nostro consueto appuntamento della rubrica Santi e Caffè. Oggi è venerdì 10 ottobre, 9 ottobre, ed è la festa liturgica nel calendario tradizionale di San Giovanni Leonardi, fondatore di una comunità, di una congregazione religiosa e dell'epoca aurea, secondo me aurea, della Chiesa Cattolica, che è l'epoca della Controriforma, quando la provocazione di Lutero fu necessaria a svegliare la coscienza collettiva dei cattolici, del cattolicesimo romano, che anziché star lì a criticare e a piangersi addosso ha potuto reagire con una fioritura di santità probabilmente senza eguali. Il periodo controriformistico è un periodo veramente aureo nella vita della Chiesa. Ecco, San Giovanni Leonardi muore agli inizi del XVII secolo, ma percorre il XVI secolo e anche lui si sbraccia per darsi da fare e operare in favore praticamente del popolo di Dio. L'intelligenza dei pastori della Chiesa era tutta lì: rievangelizzare le masse. No? Basterebbe pensare a quello che ha fatto San Carlo Borromeo a Milano, tanto per dire, no? O San Filippo Neri a Roma, ecco, per fare solo due nomi: Carlo Borromeo a Milano e Filippo Neri a Roma. E quello che faranno invece i gesuiti in giro per il mondo nel XVI e XVII secolo: evangelizzare le masse di fronte alla crisi profonda che la Chiesa stava vivendo a causa dell'affronto luterano, assolutamente in quel momento affascinante. Ecco che la Chiesa con i suoi pastori risponde con una spinta evangelizzatrice, ripeto, secondo me senza precedenti. La spinta evangelizzatrice, l'evangelizzazione portata avanti e messa in campo durante la stagione della Controriforma, a mio avviso, ma questo lo pensano anche altri studiosi di storia della Chiesa, non ha precedenti. E San Giovanni Leonardo, anche se poco conosciuto, era toscano, appartiene al numero di
di questi straordinari pastori che si sbracciano anziché starsene in canonica e si danno un gran da fare. La maggior parte di questi sono morti abbastanza giovani, San Carlo Borromeo muore neanche cinquantenne, per le fatiche affrontate nel portare ovunque, comunque, dovunque il Santo Vangelo del Signore. Così si vincono le eresie, così si vincono le eresie, affrontando vis-à-vis il nemico, non pur parler, ma affrontando vis-à-vis il nemico eretico, come hanno fatto questi straordinari santi, compreso il santo di cui oggi celebriamo appunto la festa, San Giovanni Leonardi. Intanto volevo dirvi che ieri, 8 ottobre, è iniziato il cammino attraverso i cenacoli del piccolo resto della Resistenza Cattolica qui a Verona. È stata, come avrete forse potuto vedere in diretta su Radio Domina, un pomeriggio assolutamente intenso di grande preghiera, di intensa spiritualità cattolica, e oggi ci si ripropone a Verona. È bello vedere il salone pieno nel rispetto delle norme. Oggi nuovamente saremo a Verona. Ieri ho approfittato, intanto vorrei dire che sempre si pongono problemi sul fatto che il calendario liturgico tradizionale segue il suo percorso, quello riformato di Paolo VI, il proprio. Allora, maggior parte di voi avete il calendario liturgico con le feste della riforma del Concilio Vaticano II. Per questo noi abbiamo provveduto già da ieri a portare con noi i calendari. Ringrazio Alessandra e l'equipe della Compagnia di Maria che hanno realizzato questo con grande fatica, questo calendario. Peccato non averlo qui disponibile. È un calendario che del 2021, dove ci sono invece, voi potete così vederle, ogni giorno che cosa si celebra nel Vetus Ordo, quello che serviamo noi, e credo che sia, per quanto io ne so, un'eccezione, cioè non esistono calendari con le feste liturgiche tradizionali. Allora noi di Piccola Nazareth lo abbiamo realizzato in modo tale che voi possiate sapere ogni giorno quali sono le celebrazioni proprie del calendario liturgico tradizionale. È venuto fuori un bel calendario perché ci sono tutte le immagini di Benedetto XVI. Vediamo se verso la fine della catechesi, della rubrica, ve lo mostro. Intanto invece da ieri è cominciato a circolare ufficialmente il mio ultimo libro, eccolo qui, Sacerdote Alessandro Maria Nutella, il titolo Pietro dove sei? Pietro dove sei? Vedete in copertina, trovate un'immagine emblematica. Vedete di spalle, con ogni evidenza, Benedetto XVI. Vedete che Benedetto XVI è in piedi e si sta allontanando dal trono. Quella è la sedia del Papa, una delle tante sedie del Papa, quella esterna che lui adopera, che il Papa adopera nelle udienze generali il mercoledì quando sono fatte all'aperto. Ma ho trovato che questa immagine, che mi è stata anche suggerita peraltro, sia in qualche modo emblematica della situazione che adesso stiamo vivendo nella Chiesa Cattolica, cioè il trono è vacante, oppure non è vacante, è usurpato da uno che non è il Papa, mentre il Papa che sembra andarsene rimane il vero Papa. Questo libro costa appena 10 euro, voi vedete molto bene che varrebbe molto di più, però io ho chiesto, come tante volte vi ho detto, alla casa editrice di abbassare quanto più possibile i costi. Ringrazio la casa editrice Gamba che si è impegnata a venirmi incontro in questo, perché possiate, se potete, prenderne più copie e finalmente darlo a quelli che ci vengono addosso. Allora, oggi io vorrei dire, siccome so che tanti, anche dalle altre parti delle posizioni ecclesiali, non solo bergogliane, oltranziste, ranerian progressiste, ma anche tradizional conservatrici, salottier patrizie, tanti di tutti questi mi seguono, vorrei dire a tutti che è venuto il momento di smetterla. È venuto il momento di smetterla. Smettetela!
Ve lo dico con affetto paterno ai laici e con affetto fraterno ai confratelli. Smettetela perché è venuto il momento di farla finita. Smettetela di dire che siamo eretici, che siamo fuori dalla Chiesa, che creiamo divisione. Perché adesso queste dichiarazioni servono soltanto a svelare che siete in malafede, mossi da odio e da invidia. Perché il libro finalmente. Perché verba volant, scritta manent, chiarisce tutte le questioni. Si risponda a questi interrogativi. Se saprete rispondere a questi interrogativi, dai Bergoglian progressisti ai salotti della tradizione, bene, allora avrete ragione di attaccarci. È venuto il momento di finirla, figlioli cari. È da 3 anni che il sottoscritto paga un debito incalcolabile. Non so quali altri confratelli, se non ci fosse stata la grazia di Dio, avrebbero potuto resistere a quest'onta mediatica, a questa ghigliottina pubblica, a questa persecuzione, prima aperta e dichiarata attraverso i media, i salotti televisivi per farmi passare. Come se fossi uno stravagante, un matto che picchia le donne, usurpatore delle coscienze altrui. Hanno visto che questo progetto non solo non gli riusciva, ma mi portava numeri, e allora poi hanno assunto la tecnica del silenzio, con l'appoggio dei cosiddetti mainstream pseudo-cattolici che non parlano mai di noi. Si riuniscono quattro gatti, poniamo, intorno alla commemorazione di Lepanto e fanno. Non vi dico i giochi di fuoco come li chiamano dalle mie parti, i giochi artificiali per pubblicizzare un incontro con quattro gatti. Don Minutella va in giro per l'Italia in tempi di coronavirus, con l'aiuto della Madonna riempie, va bene, i saloni, come è successo ieri sera, che eravamo quasi 200, a Milano sono 200, i numeri sono notevoli e consistenti in tutta Italia e nessuno parla di noi. Dobbiamo a tutti i costi, così vogliono i media, così vuole il pensiero unico, la dittatura bergogliana, dobbiamo passare per settari, scomunicati e fuori dalla Chiesa. Bene, non ci arrendiamo, Bergoglio e cari massoni, non ci arrendiamo, non ci arrendiamo. Eccolo qui la nostra risposta. Voi morirete, io morirò sulle nostre comuni ceneri. Questo libro sopravviverà perché sia detta la verità. Allora si risponda adesso a questi interrogativi. Leggetelo questo libro, leggetelo. E fatelo leggere anche se in famiglia avete persone che vi vengono addosso. Ah, ma te segui Don Minutella, ma è uno scomunicato. Il Papa è Papa Francesco, e qui e lì. Leggete il libro e metteteli a tacere una buona volta. Dite loro: senti, facciamo una quarantena, visto che si parla tanto di coronavirus. Facciamo una quarantena. Pongo un esempio, per esempio, tra marito e moglie. Il marito che non è d'accordo e ti viene con le dita negli occhi. Te segui Don Minutella, sei una fanatica. Sei un estremista, quello è un matto, il Papa e Francesco siete fuori dalla Chiesa. Bene, allora te vai, te moglie o te marito, vai dal marito o vai dalla moglie e dici: senti, amore mio, cara mia, adesso facciamo una quarantena. Io ti prego di leggere questo libro e di rispondere ai quesiti che Don Minutella pone in questo libro, perché contra factum non valet argumentum. Il libro, miei cari figlioli, è organizzato in quattro capitoli. Il primo capitolo è un po' introduttivo e pone due questioni. Chi è Pietro? Cioè che cos'è il ministero petrino nella Chiesa? E poi il Papa è decisivo per la Chiesa. Non sapere chi è il Papa è delitto canonico. Cioè un cattolico, parto con la questione decisiva, che è incredibile vederla oggi diffusa dappertutto, come quella gente che dice: ma io vado a messa, pazienza, chi è il Papa? No. Un cattolico battezzato, a norma del diritto canonico, ha il dovere di sapere chi è il Papa. L'ignorare chi è il Papa è delitto canonico, cioè ci sono sanzioni che condannano questo, va bene?
E vabbè, questo non vado direttamente sul testo, se no non la smetto. Il secondo capitolo poi va subito ad affrontare le questioni che da 3 anni noi poniamo e di cui nessuno vuol parlare, anche Monsignor Viganò. Io vorrei sapere, ma Monsignor Viganò, lei, lo chiedo con tutto il rispetto, celebra ancora in unione con Papa Francesco? Non ci credo. Io non ci credo che Monsignor Viganò dica messa nella sua cappella privata, ha comunicato di dirla in unione con Papa. E di dirla in messa Vetus Ordo e che la dica con Papa Benedetto non ci, e con Papa Francesco, io non ci credo. Peraltro, nei suoi ultimi interventi, Monsignor Viganò, interventi sempre veramente molto belli, molto appassionanti, però, come notate, andate a vedere, delle ultime 2, 3, anche 4 volte non parla mai di Bergoglio come Papa. Prima sì, ora non lo fa più, lo chiama Bergoglio, 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 non lo chiama mai più Papa Francesco, il pontefice. Ecco. Allora io affronto tutte le questioni nevralgiche e pongo de degli interrogativi, e cioè l'invalidità del conclave del 2013. Se qualcuno saprà rispondere opponendo ragionevoli dubbi, allora cambia, allora non siamo più degli stravaganti eretici guidati da Fra Dolcino, siamo persone serie quanto lo siete voi che ci venite addosso e casomai sarete voi poco seri se continuerete a venirci addosso mancando di ogni forma di rispetto, perché noi poniamo delle questioni serie che meritano una risposta. L'invalidità del conclave del 2013, conseguenze dell'atto invalido del 2013, il Papa è Benedetto XVI, le sue dimissioni sono invalide, sto leggendo i capitoli, spinto a dimettersi dalla mafia di San Gallo, vistosi e intenzionali errori nella declaratio, rinuncia al ministerium non al munus, i gesti e i comportamenti del Papa emerito e poi i gesti e i comportamenti del falso Papa Francesco. Il terzo capitolo, un papa invalido che è eretico, apostata, idolatra, e poi sviluppo tutte le eresie portate avanti in questi 7 anni da Bergoglio, per dire che se anche fosse stato eletto validamente, figlio di cari, si porrebbe il problema dei suoi gesti e nessuno ne parla. Stanno lì a criticare da quest'altra parte nei salotti che contano, ma ormai aspettano, cosa volete? Aspettiamo che finisca il Papa eretico e poi lavoreremo per avere un Papa moderato. Ma questo non è il pensiero di Dio. L'eresia si combatte frontalmente come hanno fatto i santi, non con e, e loro dicono bisogna che ci sia prudenza. Don Minutella è imprudente. E io qui cito invece il libro del Siracide, l'Antico Testamento, al capitolo 21, versetto 15, che dice: non c'è prudenza dove c'è malizia. Da quest'altra parte c'è tanta malizia, nel senso che hanno studiato i criteri per non perdere le poltrone. Questa è già malizia. Quando c'è malizia non c'è prudenza. Quando c'è malizia non c'è prudenza. E faccio il catalogo di tutte le eresie portate avanti da Bergoglio, non ho fatto in tempo ad inserire, purtroppo è uscito prima il libro, è andato in stampa prima, l'ultima enciclica, pseudo-enciclica di Bergoglio, Tutti i Fratelli, dove si propone una fratellanza universale, niente affatto evangelica. Gesù Cristo è stato molto chiaro: fratelli sono quelli della stessa comunità credente, i battezzati. E come tale l'ecclesia esiste per annunziare Gesù Cristo, la Chiesa esiste, la Chiesa Gesù Cristo l'ha fondata per annunciare il Vangelo. Andate, battezzate tutte le genti, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Il concetto di fratellanza universale è massonico come criterio. Infatti la massoneria spagnola si congratula con Bergoglio. Ecco. E poi allora ho messo tutto il decalogo drammatico dell'eresia del cardinale Bergoglio. Se fosse Papa, che fine fa l'assistenza dello Spirito Santo? No, perché ci sono quelli che dicono: ma lui non parla, diciamo, con registro infallibile. Giusto, meno male. Però c'è da dire che ci sono documenti della Chiesa e anche il Catechismo che dicono che il Papa è assistito particolarmente dallo Spirito Santo. Che fine fa questa assistenza dello Spirito Santo? Amoris Laetitia. Il misericordismo, il neoarianesimo, il sincretismo religioso e il relativismo dogmatico col documento di Abu Dhabi,
il neoluteranesimo e il revisionismo su Giuda Iscariota, i dogmi mariani come Tonterias e il minimalismo mariano, la querida Amazonia, la visione eretica e escatologica, la Pachamama e l'idolatria in Vaticana. Che fine fa tutta questa storia qui? E poi tratto la questione della messa una cum, che è una questione sorta in questi anni di quelli che nelle parrocchie, nelle comunità cristiane, chiudono gli occhi di fronte al sole e lo volgono verso le tenebre, pur di non lasciare la parrocchia e di fare i finti mistici. Ma io non posso fare a meno di Gesù. Con questo slogan, io non posso fare a meno di Gesù, in realtà stanno collaborando alla diffusione dell'apostasia e sono essi stessi già apostati. Affronto la questione quindi proprio a pagina 188. Si può andare a messa in unione con Papa Francesco? E il quarto capitolo è incredibile perché fa una rassegna, l'ultimo capitolo, di tutte le profezie che confermano che ci sarebbe stato un papa costretto a ritirarsi, rimanendo papa, e un altro che avrebbe agito per conto di Satana e dei poteri forti mondani per distruggere il cattolicesimo. Vi cito quali profezie inserisco, e secondo me è uno dei capitoli più avvincenti. Questo libro costa solo 10 euro perché possiate diffonderlo. Allora, Fatima, ovviamente al primo posto è il terzo segreto, il segreto della Salette, la visione di Leone XIII, l'apparizione a Tre Fontane, le visioni della beata Caterina Emmerich, la profezia di San Pio da Pietrelcina a Don Gabriele Amort, il pastore idolo negli scritti di Maria Valtorta, la Madonna e i sacerdoti, i suoi figli prediletti, i messaggi a Don Stefano Gobbi, Maria Madonna del Pino, i messaggi a Giuseppe Auricchia e Monsignor Fulton Sheen e le sue profetiche parole. L'insieme della rassegna di profezie mistiche e teologiche come quella di Fulton Sheen, e trova una perfetta concordanza nell'indicare che il tempo che stiamo vivendo con l'esistenza di due papi è il tempo della profezia che parla della costituzione di una falsa chiesa dove non regna lo Spirito Santo, dove i sacramenti sono invalidi, dove non c'è azione salvifica, mentre la Chiesa cattolica persiste, resiste e procede sotto il governo di Benedetto XVI. Dunque è un libro importante e nei prossimi giorni io affronterò qualcuno di questi capitoli. In questi ultimi minuti vorrei leggervi, a proposito della rassegna delle eresie compiute da Bergoglio, che dimostrano come tali che lui non è il Papa, la questione su tutte di Pachamama, della Pachamama, ecco, della Pachamama. Vorrei leggervi proprio, dunque, a pagina 162, alcuni già ieri sera hanno preso il libro, quindi possono seguire. La forza delle immagini che vengono proposte mediante i link seguenti, c'è una rassegna anche dei link, è in grado da sola di rendere ragione del crollo totale dell'identità cattolica mediante il piazzamento nell'ottobre 2019, niente meno che in Vaticano, come sapete, nei giardini vaticani ci sono le immagini e tanta gente queste cose non le sa, quindi noi dobbiamo fare opera di evangelizzazione perché la gente apra gli occhi, perché tanta gente queste cose non le sa, dell'idolo pagano e diabolico della Pachamama. Colpisce, scrivo, e addolora, oltre ogni parola, la sequenza delle immagini che riproducono il rito idolatra nei giardini vaticani, con vescovi e cardinali compiacenti, con preti, soprattutto frati francescani, suore e laici prostrati ad adorare l'idolo amazzonico. E perché i nostri detrattori o gli indecisi possano averne una conferma, noi abbiamo fatto alla fine del libro una rassegna fotografica che ci è costata tanta fatica. E allora, per esempio, rinvio all'immagine 49. Vediamola subito. Eccola qui, dico con tanto di prostrazione dinanzi alla Pachamama, e c'è scritto parentesi, vai a guardare la foto 49. Eccola qui, non so se si vede bene. Eccola qui, la foto 49. Guardate il frate francescano. I francescani stanno dando il meglio di sé, ovviamente. C'è anche una suora, tutte con il posteriore in alto e prostra. Guardate, sono immagini, fiori cari, sono immagini scioccanti. Com'è possibile che la gente non si renda conto? Questi stanno adorando Pachamama in Vaticano! È incredibile! Ma è incredibile! Ecco,
Procura un senso di angoscia vedere poi Bergoglio luminoso quel giorno lì, 6 ottobre dell'anno scorso, e pieno di gioia. Lui che, come si può vedere nei santuari mariani, mostra sempre un volto triste e crucciato. E perché anche quello, ve ne rendiate conto, non ci inventiamo nulla. Guardate il volto luminoso di Bergoglio il giorno di Pachamama, è soddisfatto, guardatelo bene. Se osservate bene, capite tutto. Eccolo qui con gli stregoni e le stregone, con le fattucchiere, le maghe magone, e in mano benedice l'idolo di Pachamama. Vergogna, Unacum, vergogna! Dio vi chiederà conto. Siete complici dell'eresia. Fa male al cuore, scrivo, constatare la folle corsa dei vescovi che dentro San Pietro, proprio dentro la basilica, fanno a gara per portare in processione la Pachamama, come pure gli stregoni innalzare canti tribali e incensi agli idoli nelle basiliche romane con la partecipazione felice di vescovi e di preti. La sequenza delle immagini racconta, scrivo sempre a pagina 162 del mio libro Pietro dove sei, racconta in modo plastico l'attuazione del terzo segreto di Fatima. Racconta di Roma che da sede di Pietro diventa sede di Satana e dell'Anticristo. Ecco qui quest'altra immagine a cui viene rinviato il libro. A cui rinvia il libro, non so se riesco. Eccola qui, ecco la Pachamama. Ecco la Pachamama intronizzata in Vaticano. L'ora della vergogna. L'ora della vergogna. La vicenda sembra essere nota a tutti, scrivo nell'altra pagina, sempre del mio libro Pietro dove sei, pagina 163. Invece, di fatto, i media, consapevoli del danno che poteva procurare nella coscienza dei fedeli cattolici, hanno operato una sorta di boicottaggio mediatico. Con questa decisione, di fatto architettata da tempo e fatta passare come iniziativa legata al sinodo sull'Amazzonia, Bergoglio, il cardinale Bergoglio, oltre che eretico e apostata, si è rivelato idolatra. Il peccato di idolatria tocca il primo e il più importante dei comandamenti, Esodo 22. Io sono il Signore tuo Dio. Non avrai altri dei di fronte a me. È il peccato più grave. Nella storia di Israele, sovente il popolo eletto da Dio si rivolge agli idoli pagani, i più noti dei quali sono Baal e Astarte. Mediante i profeti, Dio minaccia castighi severi, ed è, pensate, Geremia, e deplora il peccato di idolatria come prostituzione. Esiste infatti un solo Dio, il Dio di Abramo, mentre gli altri dei, come recita il Salmo 144, versetti 4-7, che io riporta, dice: sono opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano, hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni. La vicenda di profeti, come Osea e Geremia, è in grado di rivelare la natura drammatica del peccato di idolatria e le conseguenze irreparabili che esso procura. L'Apostolo Paolo, poi, nel Nuovo Testamento, inserisce l'idolatria nel catalogo delle opere della carne, Galati capitolo 5, versetti 19-21. La Chiesa, seguendo la Scrittura, ha condannato ripetutamente il peccato di idolatria, cui si collegano i riti, appunto, magici, la divinazione e appunto le danze tribali, quelle cose lì, ritenendo che l'idolatria un atto perverso, recita il numero 2114 del Catechismo. La vita umana si unifica nell'adorazione dell'unico. Il comandamento di adorare il solo Signore unifica l'uomo e lo salva da una dispersione senza limiti. L'idolatria, aggiunge il catechismo, è una perversione del senso religioso innato nell'uomo. Salto, perché devo concludere, e a quel punto lì io pongo delle domande a pagina 164. Perché dunque Bergoglio ha voluto piazzare in Vaticano l'idolo pagano di Pachamama? Di cosa si tratta esattamente?
E così poi dopo io sviluppo le vere ragioni che la gente ignora e per questo il nostro compito è evangelizzare e far conoscere a tutti la verità, costi quel che costi, fosse anche se Dio lo prevede, se Dio lo ha stabilito il dono della vita, che in questo caso sarebbe però dono del martirio, dono eccelso del martirio. Bene, miei cari, allora oggi pomeriggio c'è il secondo incontro nel quale appunto sarà disponibile questo libro. Nel frattempo volevo farvi vedere il calendario. Eccolo qui, 2021, che Piccola Nazareth e la Compagnia Maria hanno realizzato e trovate tutti i mesi con le celebrazioni del Vetus Ordo e credo che sia un unicum, che non esista altra possibilità in questo senso se non su internet. Abbiamo deciso quest'anno di dedicare il calendario a Benedetto XVI, quindi ogni mese c'è un'immagine emblematica di Papa Benedetto. Vedete, questo è il mese di marzo, per esempio, con le palme perché poi c'è la Pasqua. Questa è la benedizione Ubi et Orbi a Pasqua, il mese di aprile, per la festa, appunto, per la risurrezione del Signore, il mese di maggio, e quindi Benedetto XVI con dietro la Madonna di Fatima. Penso sia importante averlo questo calendario perché noi così anche visivamente possiamo tenere in casa presente l'immagine vera e propria di Benedetto XVI. Tra l'altro su Facebook, su Radio Domina, trovate il video, la clip sul calendario disponibile. Allora adesso, cari miei, ho concluso la mia riflessione. È possibile intervenire telefonicamente, c'è già forse la prima telefonata, potete chiamare facendo il numero telefonico in sovrimpressione. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, Don Alessandro, sono Roberto Travanuto a Pordenone. Sempre sia lodato. Oggi pomeriggio sarò a Verona e le Bene. porterò quel libro famoso di cui avevo Ah sì, parlato, mi ricordo. Teologia morale fondamentale con il visto per la curia generalizia di Don Giacomo Alverione. Sì, Credo che bene. possa essere utile Certo. diciamo, dal punto di vista giuridico. Certo. Il testo, quello è un libricino, però desidero darlo personalmente a lei Sì, oggi pomeriggio. ma dopo che termina l'incontro c'è sempre quella possibilità lì di salutarsi, ti avvicini e volentieri, ecco, bene. Un'altra cosa, Alessandro, ma velocissimo, una testimonianza. Ieri sera, per il Pordenone, c'è un sacerdote che si chiama Don Giacomo Santa Rosa in pensione, una bravissima persona per l'amor del cielo, e ha detto: guardate, vi do un consiglio, la sera, quando vi trovate che non avete la mascherina e quindi vi parlate potete parlare fra di voi, per sdrammatizzare, raccontatevi qualche bella barzelletta. Sì. Don Alessandro, ma sarà mai Ormai possibile? Ma siamo. posso dirlo io, ma un sacerdote ormai in pensione che non avrebbe niente da perdere, mi viene a dire queste cose. Ma ormai Cioè, siamo alla mi frutta, ormai è. dispiace. Sì, certo. Ormai siamo alla frutta, si può solo sorridere di fronte a questo, altrimenti non si regge. Hai perfettamente ragione. Ma insomma, va bene, grazie Roberto, ci vediamo più tardi. Sì, purtroppo è un impazzimento generale. Quindi il sacerdote, anziché invitare a recitare il rosario, dice di raccontarci le barzellette. Vabbè, ormai sappiamo molto bene la disfatta totale da quando Bergoglio siede sul trono del Papa. Benedetto è andato via, ha portato però con sé il munus, e in questo momento questo trono è usurpato, quindi possiamo purtroppo assistere a tutto. Pronto? Domine Terra, buongiorno, sono, sia lodato Gesù Cristo, sono Florio di Padova. Ecco, Sempre sia lodato Florio. io la disturbo perché mi sorreggio, non ho neanche 80 anni, però insomma, non so tecnologico, avrei bisogno di avere almeno due liste dei suoi libri. Come faccio ad averli? Bisogna chiamare al numero telefonico o WhatsApp e si può ottenere la corrispondenza per avere il libro. Ah, con questo numero io lo mando via ecco, va bene. Ancora più facile risulta il numero telefonico della casa editrice che si trova a Verdello in provincia di Bergamo e puoi telefonare lì e ti fanno avere il libro a casa. E Vabbè, mi so tecnologico, non voglio il numero della casa editrice. per quello dico, chiama la casa editrice e ti viene più facile. Cercala Come e aspetta casa che editrice?
Perché io qui non ce l'ho, magari la mettiamo in giornata su Radio Domina, cosa vuoi? Aspetta, vediamo. Sì, Eh no, purtroppo perché non me c'è ne più. servirebbero due dopo che avrei andato a domanda Vediamo la se è prossima. riuscita a... Radio Domina Messenger. ma non usa... è quello il problema, che non sa usare a quanto pare. Se cercate su internet, e durante questa diretta, prima di concludere, do il numero telefonico della casa editrice, va bene? Dio ti benedica. Avanti con Maria, ecco così lo rendiamo noto il numero telefonico per chi volesse chiamare la casa editrice piuttosto che chiedere a Radio Domina. È la stessa cosa, non cambia niente, è importante avere il libro. La prossima telefonata, se arriva, intanto vediamo di trovare il numero telefonico della casa. È già arrivato da parte di qualcuno. 035 4829 515. Ecco, è stato inserito, magari bloccatelo e lo mettete accanto al numero telefonico o sopra o sotto Radio Domina. Pronto? 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 Sia lodato Gesù Cristo. Si è lodato Gesù Cristo. Prego. Parlo con Don Minutella? Eh sì, certo, prego, prego. Senta, sono Alessandra da Londra. Ecco, Alessandra da Londra, Dio ti benedica. Grazie, e anche a lei. Dunque, io ho ascoltato un discorso che ha fatto Trump. E Trump ha detto che aiuterà la Chiesa Cattolica. Sì. Però sì, so che immagino insomma che aiuterà questo fatto che sicuramente immagino che sarò d'accordo col fatto che Bergoglio non è il vero Papa, È verosimile, è verosimile. però diciamo nella Chiesa Cattolica ci sono anche altre cose insomma da Certo, rivedere, certo. perché diciamo che negli ultimi anni si sono verificate troppe cose che diciamo c'è da fare una revisione e io spero che questo avverrà perché altrimenti insomma, la gente insomma, Certo. non si può coprire Certamente, la gente non grazie. capirebbe. Certo, e intervengo su quello che dici, Alessandra da Londra. Questo lo potrà fare quest'opera di riforma e di correzione della crisi intraecclesiale, quella figura che nelle profezie, di cui si parla anche nel mio libro, che è il grande prelato, l'apostolo di Maria, il successore verosimilmente di Benedetto XVI, che ricondurrà la Chiesa con un'ampia opera di riforma alla sua vera identità, adesso in questo momento del tutto snaturata. Però ecco, vorrei dire che Benedetto XVI tante volte aveva lanciato questo SOS, questo messaggio, niente affatto criptato. Vi ricordate quando diceva la Chiesa fa acqua da tutte le parti, no, è una barca che rischia di affondare, e così tutte quelle storie lì che conoscete bene, che Benedetto XVI ha messo in luce. Non è stato ascoltato Benedetto, anzi, più ha messo il dito nella piaga e più, come avete visto, è sotto gli occhi di tutti, è stato isolato, emarginato, abbandonato e financo costretto poi a dare le dimissioni. E quindi dobbiamo attendere, non sappiamo esattamente quando, ma la Madonna passerà al contrattacco. Questo è un periodo di appostamento paziente da parte di quelli tra di noi che vogliamo rimanere fino in fondo cattolici. Attendiamo il contrattacco che la Madonna, al segnale di Maria, vi ricordate? Vi ricordate il film Il Gladiatore? Al mio segnale, dice lui, scatenate l'inferno. Attendiamo il segnale della Madonna per passare al contrattacco. È veramente una guerra quella che viviamo e tutti vi possono entrare in guerra, compreso Trump. Non c'è dubbio che Trump
sia un diciamo esponente di spicco della politica mondiale in quanto presidente degli Stati Uniti, niente affatto allineato alla sinistra, al deep state, ai poteri forti, lo si capisce in molti modi. Una figura difficile da incasellare, Trump, rispetto a più, a mio avviso, al più trasparente, tra virgolette, Vladimir Putin. Putin difende il suo popolo, eh. Guai chi gli tocca i russi. E Putin è veramente quel capo di Stato, quel presidente che veramente fa di tutto per, diciamo, onorare la grande Russia, no? Ecco, vedremo che cosa accadrà. Noi con la corona del rosario andiamo avanti rimanendo attaccati alla talare bianca di Benedetto XVI. L'ultima telefonata, pronto? Sì, salve, buongiorno. Sia lodato Gesù Sempre Cristo. sia lodato. Sono Gianluca, chiamo da Cassino, la terra Sancti Benedicti. Come no, certo. Cioè, è anche sante scolastice. Esatto, con San Tommaso, sì, capisci. Certo. Io chiamavo riguardo, se lei ci può dire qualcosa riguardo la questione Cina-Vaticano e Cardinal Zen, che non è stato ricevuto dal falso Papa. Perché ho letto il blog di Aldo Maria Valli riguardo all'attacco che il cardinale Zen ha scagliato contro il segretario di Stato Sì, Parolin Parolin, sì. su alcuni vescovi della Chiesa Patriottica che sono stati scomunicati, però adesso sembrerebbe che siano stati riammessi da Bergoglio, mentre due vescovi legittimi sono stati costretti alle dimissioni per far posto a questi vescovi Sì, della Chiesa Patriottica. certo. E quindi se ci può dire qualcosa appunto questo problema della Cina, perché sembrerebbe appunto che si voglia trovare un accordo dando lo spazio appunto a questa Chiesa Patriottica che di fatto è sottomessa al regime comunista Certo. cinese. A questo punto il Papa non avrebbe più il potere, perderebbe appunto, cioè Bergoglio rinuncerebbe al potere della nomina dei vescovi, perché a Certo. questo punto, ecco, quindi se ci può dire qualcosa Sì, anche su come questo. no, Dio ti benedica, Grazie, con tutto il grazie. cuore. La tua affermazione è veramente notevole, complimenti, mi compiaccio, mi congratulo con te. Come si dice, metti il dito nella piaga, è proprio in questo periodo qui che sta accadendo. E Bergoglio non smette di stupire e dimostrare che non è il Papa. Per esempio, questa storia, questo affare, questa vicenda dei rapporti Vaticano-Cina, non ho potuto inserirla nel mio libro perché è esplosa proprio mentre già andava in stampa il libro, come quello relativo a ciò che dicevamo poco fa, perché Bergoglio non smette di portare avanti l'opera di demolizione. In una parola, Bergoglio e più che Bergoglio il cardinale Parolin hanno portato avanti una politica di apertura nei confronti del regime centrale comunista di Pechino. Regime di Pechino che perseguita la cosiddetta chiesa clandestina, cioè quella di vescovi, preti e laici che rimangono fedeli al Papa e non al regime comunista, e che quindi vogliono vescovi eletti dalla Santa Sede che non passino come meccanismo di elezione da Pechino. È incredibile che Bergoglio li abbandona. Questo è veramente il regime anticristico. Bergoglio abbandona vescovi e preti che vogliono rimanere fedeli a Roma. E quindi è chiaro che il cardinale Zen, che è quasi novantenne, alza la voce, batte i pugni, perché è veramente quello lì è un cardinale fioricario, al di là delle sue posizioni. Per esempio, lui è a favore totale del Concilio Vaticano II, ma sono fattori secondari. Gli si deve ascrivere il merito di essere voce della Chiesa clandestina che soffre. A causa dell'accordo Vaticano-Cina ci sono vescovi che adesso vengono imprigionati. Ci sono, naturalmente noi non riceviamo notizie fino in fondo perché il regime crea una cortina di ferro anche mediatica, ma qualche cosa trapela. Ho visto qualche settimana fa l'immagine di una donna cristiana picchiata, pestata e condotta in carcere per il fatto che non vuole riconoscersi come cristiana cattolica nella Chiesa patriottica. E il cardinale Zen per questo è venuto a Roma, ha implorato di incontrarsi con Bergoglio.
Non è che Bergoglio ha detto no o gli ha detto sì, lo ha del tutto ignorato. Qualcosa di tragico, cioè un cardinale viene da Hong Kong per incontrare il Papa e il Papa non gli dà udienza e non gli dice né sì né no, lo manda per capirci bene a quel paese. Ecco, se fosse il Papa, come questi disgraziati dell'UNACUM dicono, la responsabilità cadrebbe anche su di loro. Per fortuna, per grazia di Dio, non c'è più altro criterio da adoperare per far capire che non è il Papa. Benedetto XVI, e concludo, soffre. Ne sono certo, ne sono certo. Soffre e offre per l'amata e nobile Chiesa cinese, una Chiesa che ha solo da insegnarci. Noi dobbiamo inchinarci. Fioli cari, noi cattolici italiani, scusate se mi trema la voce, ma ho tutta questa roba dentro io, capito? Io ho questa roba dentro. Noi cattolici italiani in pantofole, no? E col sigaro in mano. Noi cattolici italiani che non vogliamo rischiare nulla per la fede e che di fronte alla possibilità di perdere qualcosa, non dico la vita, ma qualcosa, ci tiriamo indietro, dobbiamo inchinarci dinanzi alla gloriosa schiera di fratelli cattolici battezzati nella Chiesa Cattolica in Cina, che da ormai più di 50 anni subiscono persecuzioni su persecuzioni. Una Chiesa che però più è perseguitata e più cresce, più è messa al bando e più è orgogliosa e fiera della propria identità. Chissà che non siano, come altre volte ho detto, queste chiese, soprattutto appunto magari quella cinese, che daranno una mano d'aiuto per superare questo momento dal chiaro sapore apocalittico. Bene, miei cari, allora concludo qui la mia rubrica. Questo pomeriggio, come già ieri, sono ancora a Verona e dalle 17 sarà possibile seguire in diretta il momento di preghiera. Intanto su tutti voi invoco la benedizione del Signore in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.